Da sabato il rush finale con tanti botti. Procediamo con ordine. Minà, ecco i quarti del tricolore. Andata alle 21 al Palamalfatti di Rieti, il quintetto di Mario Patriarca ospiterà da Abruzzese Doc il suo Abruzzo, rappresentato da un Acqua e Sapone Megros vogliosa di dimostrare in coda a un torneo a fasi alterne il suo effettivo valore. Nella stagione regolare un pareggio esterno, un successo interno per i nerazzurri bellartiani che, Borruto a parte, oltre il rischio Cuzzolino, dovrebbero essere al completo. Domenica alle 20:45, diretta Rai Sport 2, Latina Pescara. Pontini battuti sia all'andata che al ritorno con uno scarto di due reti dal quintetto colignano che ha chiuso in cima, fatto storico per la nostra regione, la prima fase. Ma a contare sarà la seconda che i pescaresi, favoriti nella griglia, affronteranno partendo con i ranghi al completo. Nessuna esaltazione né distrazione, obiettivo semifinali basta, diffidando di Bacaro e compagni che costituiscono comunque una squadra tosta e di spessore qualitativo di rilievo. In A2, sabato alle 15:30 al Palaroma, match di ritorno di semifinale tra Città di Montesilvano, che all'andata ha vinto 2-1, e il Cagliari. Favorito il team di Antonio Ricci, ma guai a rilassarsi. I ragazzi del Pressi Ervolino, che si presenteranno senza defezioni, vogliono approdare dopo una miracolosa rincorsa alla finale che potrebbe essere contro il Pesarofano. In A femminile siamo solo agli ottavi di finale scudetto. Domenica 3 maggio, agevole compito per il Montesilvano della Salvatore, che alle 16 al Palaroma ospiterà le Venete delle Lupe di San Martino. La Luparenza al maschile, per capirci, già largamente battute e dominate 5-0 all'andata. Nessun problema, con la testa in parte già rivolta al più impegnativo confronto nei quarti con al 99% l'Isolotto Firenze. Ancora domani, 1 maggio, al Pala di Copiano, dalle 15 in poi, da seguire tre finali stuzzicanti a livello regionale. Prima Sport Center Celano contro Guardia Grele per decretare, dopo quelle di Area L'Aquila e Città di Penne, la terza promozione in C1. A seguire lo spareggio femminile per accedere alle finali nazionali per salire in A2, dopo il neopromosso Tollo tra il Custeramum e il Don Orione Avezzano. E infine Real Dem e Gymnasium Audax Atria, ore 19, due eccellenti squadre che si sono contese il primato in C1, giocheranno lo spareggio per sperare nelle successive fasi interregionali nella promozione in B e affiancare la neopromossa Civitella Sicurezza Pro.